Buonasera e bentrovati a Rossoblu 2.0, la trasmissione sportiva di Sesto TV dedicata allo sport sestese, a quello della Piana Fiorentina. Un saluto al mio collega Filippo Canali. Salve a tutti. E dal sottoscritto Stefano Niccoli. Come sempre stiamo trasmettendo dagli studi di Sesto TV dall'Unione Operaia di Colonnati in Piazza Mario Rapisardi 6. Vi ricordiamo che la puntata è visibile sul nostro sito internet www.sesto.tv. Prima di iniziare con la puntata vera e propria ringrazio i tecnici che ci permettono di andare in onda, Sergio Campostrini e Daniele Papi in regia e Sergio Martelli alle telecamere. Assente invece l'altro nostro cameraman Roberto Finelli, che però salutiamo ugualmente. La scorsa settimana abbiamo parlato di football americano, gli ospiti di questa puntata invece sono Matteo Baggiani, Lorenzo Lucarelli e Francesco Lanzini del basket sestese e Walter Bartolini, responsabile settore arbitri XEN. Partirei subito con il basket sestese, in particolare da Francesco Lanzini. Francesco, ti chiedo di presentarci la vostra società anche da un punto di vista storico e poi ti chiedo anche quando siete nati, quante squadre avete, quanti iscritti avete, come ci si fa a tesserare e anche dove vi allenate e se avete anche qualche recapito internet e social network. Sì, allora, buonasera a tutti. La società basket sestese è stata fondata nel 1984 e niente, è stata fondata appunto nell'84 e per 10 anni ha militato nei campionati di promozione Serie D fino ad arrivare anche ad disputare i campionati di C2. Nel 94, per delle vicende societarie, è subentrata Emanuela Pampaloni come presidente e da lì c'è stata appunto l'idea di ripartire da zero, di ripartire appunto dalla promozione con dei ragazzi appunto del vivaio della Sestese, e questi ragazzi poi nel 2010 hanno portato nuovamente la società in Serie D e questi due sono anche gli artefici appunto di questa promozione. E quindi siamo, quest'anno è la sesta stagione, il sesto anno che appunto Sesto disputa nel campionato di Serie D. E niente, noi ci alleniamo al Calamandrei 3 volte a settimana, martedì, mercoledì e venerdì, e giochiamo in casa tutte le domeniche pomeriggio alle 6:30. E niente, gli iscritti per appunto la società sono 160, tra cui 62 del mini basket, 84 nelle giovanili e 14 della Serie D. E niente, c'è stato un incremento rispetto alla passata stagione, poi anche non so, anche per gli europei ci sono disputati quest'estate. E niente, tutto qua. Francesco, qual è il tuo ruolo all'interno della società? So che svolge appunto un doppio ruolo. Da quest'anno mi hanno dato l'incarico come responsabile del settore giovanile. E si sta cercando appunto insieme tra l'altro stiamo vedendo anche alcune foto delle giovani leve stiamo cercando appunto con gli allenatori di tirar su, di far crescere questi ragazzi per poter poi farli giocare in campionati senior. Ecco. Ecco, Lorenzo, hai snocciolato dei numeri importanti soprattutto nel settore giovanile. Come siete riusciti a convincere dei ragazzi di quell'età a venire da voi? Perché si sa, il calcio tira molto, magari la pallavolo è un pochino più inserita dal punto di vista storico su Sesto Fiorentino, però quelli che ci hai appena detto sono numeri importanti. Sì, sono numeri importanti, voi forse anche per gli allenatori, per il fatto che riescono a trasmettere subito ai giovani ragazzi già la passione di questo sport, che è uno sport molto complicato anche a livello di regole per capire bene a fondo il gioco, però secondo me una volta che uno riesce a entrarci dentro si appassiona veramente tanto e poi diventa anche difficile lasciarlo. Il vostro lavoro con le scuole ne fate oppure è proprio farina tutta del vostro sacco? Allora, è un parte anche lavoro nelle scuole e in parte anche molti allenatori la mattina vanno nelle scuole per appunto fare da sponsor per far sì che i giovani possano venire ad allenarsi e a provare prima di allenarsi a provare questo sport. Quindi partite dal mini basket e arrivate fino agli under 18 per arrivare alla Serie D. Abbiamo 10 squadre tra mini basket e Serie D e ci sono le diverse categorie divise appunto per annate
le giovanili partano dagli esordienti, che è l'età dal 2004-2005, quindi 10 anni, fino ad arrivare agli under 20, che sono quelli del 96-97-98, che sarebbero il serbatoio, diciamo, della Serie D. E come si fa se uno vuole iscrivere il proprio figlio? Allora, vuole iscrivere, può passare, a parte lì in palestra, che comunque c'è sempre dei dirigenti o appunto la presidente, che poi tra l'altro è anche la mia mamma, possono passare lì e possono venire magari anche a provare per vedere se al figlio può piacere oppure no. Se questa cosa piace, possono prendere accordo appunto per pagare poi la quota annuale e poi lo può far segnare appunto il ragazzo alla pallacanestro. Francesco, te stai facendo tutti i discorsi da dirigente, da supervisore, diciamo così, però ricordiamo sei anche giocatore. Sì, sono giocatore, sì, mi sono fatto male l'anno scorso, ora sono in via di riabilitazione. Come è successo, te lo possiamo chiedere? Sì, un infortunio durante la semifinale dei playoff dell'anno scorso, mi sono rotto l'astragolo del piede, quindi mi sono dovuto operare, quindi da settembre sto facendo riabilitazione. Però vanno bene questi ragazzi, che ecco, appunto, visto che hai citato i tuoi colleghi, diciamo così, passo, certo, farei parlare appunto Matteo Valgiani e Lorenzo Lucarelli. Prima di parlare del campionato, sia dello scorso sia di quello attuale, ci dite un po' che ruolo fate, proprio una domanda molto semplice, elementare, se ce lo descrivete e se ci fate anche una panoramica dei ruoli che ci sono all'interno del basket, perché purtroppo non tutti li sanno, li conoscono. Guardo io, allora. Io quest'anno gioco nel ruolo di 4, ovvero alla grande, a causa dell'infortunio inizio stagione che è corso a Matteo Baggiani, che era il 4 titolare in quel ruolo. Il 4 è un ruolo, giochi molto vicino al canestro, un ruolo abbastanza molto fisico, e il tuo compito è quello di difendere duro, prendere e lottare sui rimbalzi, mentre diciamo il mio vero ruolo sarebbe quello dell'esterno, ovvero il numero 3. Giochi fuori dalla linea da 3 punti, devi, diciamo, più libertà di attaccare il canestro e prenderti tiri, penetrazioni. Altri ruoli nel basket sono i playmaker, o il numero 1, che era il ruolo di di Francesco De Lanzini. E poi c'è il numero 2, che è, diciamo, una via di mezzo tra il playmaker e l'esterno, perché sia a compito di attaccare, ma anche di aiutare il playmaker nel portare su la palla. Matteo? Ecco, io invece, diciamo che, come ha detto Lorenzo, gioco come ala, quindi come lui, diciamo, gioco prevalentemente più vicino al canestro, meglio per le mie caratteristiche, magari mi piace più stare vicino al canestro, poi ci possono essere altri giocatori nel mio ruolo e prediligo a prendere palla più lontano, attaccare più lontano. E invece posso, anche l'ultimo ruolo che appunto mancava è quello del pivot, che forse è uno dei ruoli più famosi, insieme ai primi, della palla a canestro, che è un po', insomma, anche quello che faccio io in sostituzione al nostro pivot titolare. E, diciamo, un ruolo in cui si gioca parecchio più vicino al canestro, si cerca la palla più vicino al canestro. Chiaramente il compito di questi ruoli è principalmente quello di prendere rimbalzi e, insomma, di garantire dei possessi nuovi alla squadra, ecco. E penso che su questo punto di vista la tua altezza te lo consente. Certo, sicuramente sono due ruoli in cui è importante essere alti, insomma, perché... E quanto sei alto? Perché non l'abbiamo detto. Io sono 1,96, ecco. Quindi, non male. Sì, non male, il nostro pivot è anche più alto di me, quindi... Ecco, a proposito di altezza, quanto si può definire quando un giocatore è basso, diciamo così, per il basket, e quanto è alto? C'è un'altezza standard? Ci sono altezze standard? Senti, standard no, se uno sa già pallacanestro può essere anche 1,60. C'è dei casi anche nell'NBA, tipo Spud Webb negli anni 80, Muggsy Bogues che giocava a Charlotte, Earl Boykins che giocava a Denver, poi è venuto anche alla Virtus Bologna, che non erano proprio delle scime, ecco, nel senso. Ovviamente l'altezza conta, perché comunque anche il ruolo dei playmaker, se c'è un play che è alto 2 metri, ha una visione di gioco letteralmente diversa da uno che è alto come me. Ecco, nel senso, anche la facilità di passare, di vedere compagni,
tutta un'altra visione, però per l'altezza non c'è limite. Ecco, quello che mi ha colpito, soprattutto in quello che ci hanno raccontato i due giocatori, i due ragazzi che giocano, ora ti considero dirigente ufficialmente. Ok. Avete parlato di uno sport molto fisico. Noi diciamo esseri umani, noi italiani soprattutto, che siamo abituati a parlare di calcio parecchio, abbiamo visto la scorsa settimana, sono venuti dei giocatori di football americano, siamo abituati a considerare quelli degli sport fisici, invece il basket è veramente uno sport fisico, me lo confermate? E soprattutto spiegatemi perché. Sì, decisamente, basket è molto uno sport fisico. C'è questa credenza, diciamo, diffusa che nel basket non ci si possa toccare perché sennò è sempre fallo. In realtà è un contatto diverso rispetto, per esempio, a quello del calcio, nel quale ci può essere il contatto spalla a spalla. Nel basket quel caso è fallo, però al rimbalzo, nelle penetrazioni, ci sono molte situazioni nel quale c'è un contatto fisico anche duro. E la prova sicuramente ce la dà Francesco. Voi avete subito qualche infortunio a parte Francesco c'è stato qualche problema all'interno della squadra qualche volta, oppure per fortuna ancora in Serie D si inizia però ancora si riesce a combatterlo? No, gli infortuni occorrono in tutte le categorie, quindi anche in Serie D abbiamo avuto l'esempio appunto di Francesco, ma anche l'anno scorso una delle cause per le quali non siamo andati bene in finale è che siamo arrivati pieni di acciacchi fisici, quindi magari non nessun infortunio grave, ma molti infortuni muscolari. Ecco, a livello di società, come cercate di combatterlo? Avete un medico personale? Sì, okay. Sì abbiamo prima di tutto, da 2 anni a questa parte, abbiamo 2 anni fa, cioè, l'anno scorso, una preparatrice atletica. Quest'anno ne abbiamo preso un altro e quindi già con lui ogni martedì prima dell'allenamento oppure anche dopo la preparazione atletica come gli andiamo a dire chi sta male, che dolorini ha, e lui ci fa un massaggio, fisioterapia e ci dice il meglio per noi, ecco. Comunque abbiamo un preparatore e poi anche uno studio per recarsi, per fare risonanze e quant'altro. Ecco, quindi già la Serie D inizia a essere una categoria molto impegnativa. Sì, ecco, bisogna perché già, ecco, sì. Magari per uno che sente la Serie D, chissà che saranno 4 amici al bar che si ritrovano, invece secondo me per avere una struttura già del genere è segno che già dalla Serie D si inizia a lavorare, sì, in una certa maniera. È cambiato negli ultimi anni, magari 5-6 anni fa dicevano sì, Serie D si va giocherellare, ci si allena 1-2 volte, poi si va alla partita. Per causa delle regole ai piani superiori, tanta gente brava e tecnica è scesa giù e quindi anche il campionato di Serie D inizia a essere un campionato competitivo. Poi col fatto che già l'anno scorso dalla Serie D passavi alla C1, quindi saltavi già di 2 categorie, già ti fa capire comunque che se quasi subito sotto è il campionato nazionale, è la prima categoria regionale che c'è, ecco, nel senso, quindi tanti giocatori scendono appunto per questo motivo e diventa sempre più tecnico come serie. Visto abbiamo parlato di ruoli, quindi faccio un attimo un passo indietro, a quale età si comincia a vedere che ruolo potrà avere nel basket un ragazzo? Una bella domanda. Sì, perché sai, magari ora i ruoli sono sempre meno definiti. Anzi si è parlato 1, 2, 3, 4, 5, ora c'è tanti che possono aprire tanti ruoli. Diciamo che secondo me già dal 2001 si può, nell'età del 2001 e 98 bisogna già iniziare un po' a far capire e anche il ragazzo deve già capire che ruolo vuole fare, ecco, perché magari fino a che sei a livello giovanile, primi anni giovanili può far tutto, però poi dopo quando iniziano a trovare gente più grossa, gente più brava e squadre più organizzate, devi essere anche in grado. Gioco, insomma, deve essere, cominciare a essere strutturato. Ecco, devi iniziare a capire cosa fare, dove deve andare, a cosa deve essere utile per la squadra, ecco, insomma. Filippo, io andrei da Walter Bartolini. Poi dopo torniamo dai ragazzi del basket sestese. Walter, sei responsabile settore arbitri XEN. Prima di parlare del tuo ruolo,
dici un po' che cos'è Xen, almeno lo diciamo ai nostri web telespettatori. Allora, intanto buonasera a tutti. Lo Xen è un ente di promozione sportiva che opera su Firenze ormai da tantissimi anni. Ha avuto una crescita veramente molto grande da una ventina d'anni a questa parte, con l'organizzazione di campionati di calcio a 5 prima e calcio a 7 e calcio a 5 anche adesso. Però è un ente che è presente a livello nazionale e ha una struttura centrale a Roma, e poi si è diramata su tutto il territorio nazionale. E a Firenze comunque adesso praticamente lo Xen è presente anche in diverse altre discipline, organizzando anche corsi di formazione per insegnanti di varie discipline, e nello stesso tempo organizza per esempio qualcosa a livello di danza, ultimamente anche ciclismo, corsi, ovviamente copre diverse discipline che naturalmente hanno fatto sì che il nome Xen sia veramente cresciuto in tutta la provincia di Firenze, e non solo. Adesso noi ci stiamo cercando di porre anche su Prato in maniera abbastanza importante. Tra l'altro stiamo vedendo anche alcuni video. E Walter, dov'è la sede qui a Firenze per la precisione? La sede è in Viale Europa al numero 95, ed è ben segnalata, una sede molto grande nella quale ci sono tante stanze con tanti operatori e ragazzi che quotidianamente lavorano proprio all'organizzazione di eventi e di cose legate appunto all'attività sportiva. E in più il settore che più mi coinvolge è quello del calcio, che ha comunque una parte della struttura che è operante per questa cosa. Ecco Walter, quello che vorrei riuscire a capire: una struttura così grande e così impegnativa, che copre molta parte dello sport conosciuto ma anche qualcosa un pochino di meno conosciuto, come ad esempio l'olistico, dicevi prima, ha bisogno di una struttura molto complessa. Ecco, ce la puoi un pochino spiegare come funzionate voi, come funziona una struttura di un ente di promozione sportiva? Cioè, che è diverso dalla federazione, perché una federazione ovviamente si occupa di un settore ben singolo e lo sviluppa in una certa maniera, diciamo, piramidale all'incirca, da un presidente. Per voi immagino sia molto più complesso, perché non potete fare una struttura più piramidale, ma un pochino più flessibile, ecco. Sì, cioè l'organizzazione, praticamente ogni persona che si dedica all'organizzazione di eventi e manifestazioni ha, diciamo, il suo ruolo specifico. Come dicevo, la nostra sede è diventata molto grande rispetto all'inizio, quando io ho iniziato ad operare con lo Xen, perché in effetti le discipline si sono allargate. Quindi nella nostra sede abbiamo un centro d'accoglienza all'inizio, con dei ragazzi che naturalmente accolgono le persone che vengono lì per conoscerci e magari per iniziare la loro attività, e poi nella stessa struttura le persone sono suddivise naturalmente in stanze, nelle quali ognuno si occupa della parte organizzativa di quello di propria competenza, così come facciamo nella parte dedicata al calcio. E ogni ragazzo la mattina arriva e con gli orari d'ufficio nei quali siamo aperti e accessibili a tutti, opera cercando di portare avanti il proprio settore. Ecco, un pochino di numeri riesce a darceli? Un pochino per capire la complessità della vostra organizzazione, quanti siete, che lavorate dietro, riuscire un po' a capire qualche numero, magari anche limitatamente a Firenze, ovviamente, non voglio saperlo a livello nazionale, perché immagino siano numeri con molti zeri. Sì, sono un pochino magari più specifico per quanto riguarda il calcio, che è il settore che è di mia competenza. Per quanto riguarda il resto, numeri, diciamo, qualcosa mi sono un po' trascritto per cercare di avere un pochino d'aiuto, scusate, cerco di recuperare qualcosa. Però ecco, abbiamo circa 1300 associazioni sportive, società, circoli culturali nella stagione 2014-2015 sono state coinvolte, e un numero di tesserati per la stagione scorsa piuttosto elevato, di 48.000 persone.
quindi sicuramente è una cosa molto grossa. Ora, numericamente le persone coinvolte per quanto riguarda l'ufficio, siamo in tutto una quindicina di persone. 15 persone per 48.000 perché iscritti. Perché naturalmente dobbiamo, è ovvio che sono suddivise, il calcio occupa naturalmente molti tesserati, però anche le altre discipline hanno un gran numero di tesserati. Siamo una quindicina proprio perché c'è la necessità di avere una specificità esatta in ciascuna attività in maniera da avere più competenza e sicuramente offrire un servizio migliore alle associazioni che si rivolgono a noi per organizzare le cose. Ecco, una domanda che è la stessa, però la vorrei rivolgere a te e agli altri, cioè nel senso, perché si sceglie di iscriversi allo XEN? Cioè nel senso, qual è stata la tua scelta che ti ha portato a diventare un arbitro XEN piuttosto che federale e perché le persone si iscrivono allo XEN piuttosto che alle varie federazioni? Allora, per quanto riguarda le altre persone, credo che l'avvicinarsi allo XEN sia perché onestamente, e io me ne sono accorto standoci ormai da oltre 15 anni all'interno, un'ottima organizzazione piuttosto capillare in tutta la provincia, e quindi sicuramente quando riesci a farti conoscere e a farti apprezzare, sicuramente poi le persone si iscrivono volentieri e partecipano all'attività sotto il marchio XEN. Per quanto mi riguarda, io ho iniziato a fare l'arbitro, purtroppo ho cominciato molto tardi e in federazione non ci sono andato perché magari inizialmente il calcio mi interessava così da tifoso, l'ho giochicchiato da ragazzino. Poi intorno ai 30 anni mi è venuta l'idea perché ho visto un annuncio sul giornale e ho fatto il primo corso per arbitro di calcio. Ho iniziato con un'altra federazione, poi ho conosciuto l'Oxen. L'Oxen stava diventando veramente molto grande, aveva dei grossi numeri e quindi c'era la possibilità di divertirsi, perché per me fare l'arbitro è principalmente un divertimento oltre che stare insieme ai ragazzi, e quindi ho cominciato a partecipare all'attività dell'Oxen e dopo qualche anno di arbitraggio mi è stato chiesto di tenere un po' le fila del settore arbitrale, l'ho fatto molto volentieri, lo sto facendo da diversi anni, organizzo corsi per arbitri di calcio e quindi di conseguenza calcio a 5 e calcio a 7, e devo dire che sono soddisfatto della scelta perché in questi anni si è consolidato su Firenze un ente veramente importante, serio, e da un punto di vista organizzativo mi sono trovato molto bene e quindi credo che la stessa scelta sia da parte di altre persone. Ecco Walter, ci hai detto un po' in cosa consiste il tuo compito, il tuo ruolo, ti chiedo come si diventa arbitri? Allora, per diventare arbitro, niente, la prima cosa che deve naturalmente spingerti a farlo è la voglia di partecipare a questa splendida attività da un punto di vista completamente diverso da quello ai quali siamo abituati a pensare. I ragazzi pensano giustamente a giocare, a divertirsi, fare l'arbitro è una cosa un pochino più particolare. Però lo si può fare tranquillamente facendo un corso che naturalmente spiega la parte tecnica del regolamento, che fondamentalmente, io sentivo prima parlare i ragazzi del basket, mio figlio tra l'altro ha giocato un po' a basket da ragazzino e so quanto sia complicato quello sport da un punto di vista regolamentare. Il calcio è uno sport molto semplice, però è anche quello che purtroppo porta sempre tante discussioni a tutti i livelli, quindi fare l'arbitro significa fare questo corso e crescere all'interno di se stesso una mentalità che sia quella rispettosa del proprio ruolo, rispettosa del ruolo delle persone che purtroppo devono subire le nostre decisioni regolamentari in campo, che sono sempre discutibili perché inevitabilmente il calcio ha questo, la regola più importante è la regola numero 12 delle punizioni ed è quella dove l'arbitro è chiamato a ritenere giusta o non giusta la manovra che fanno i giocatori. Però lo si può fare a qualsiasi età, lo si può fare, vi ripeto, seguendo un corso e poi facendo un po' di pratica sul campo. E con tanta voglia e con voglia di divertirsi e di fare una cosa piacevole ci si arriva, insomma. Io ne ho preparati tanti di ragazzi che adesso lo fanno. Ecco, mi sembra che hai usato una parola importante, divertimento. Ecco, di solito si dice ai ragazzi vai lì, tira due calci al pallone e divertiti. Per noi che siamo di qua, siamo in tribuna, riuscire a immaginare un arbitro che si diverte non è così facile.
Ma io devo dire che invece, avendolo provato e avendolo ormai facendolo da una trentina d'anni, devo dire che invece è un bel divertimento. Un bel divertimento perché ti senti partecipe di un gioco ad un livello che magari tanti ragazzi smettono di giocare, chi per infortunio, chi per età, e quindi rimani comunque all'interno di un ambiente. E siccome senza arbitro si gioca male a calcio, perché sinceramente si può giocare, però è fallo, non è fallo, te l'hai mai tirato la maglia, te no. Quindi l'arbitro è abbastanza importante, non importantissimo come tante volte si vorrebbe far credere, è importante come i giocatori, l'arbitro senza giocatori che senso avrebbe? Quindi è importante, e se fatto nella maniera giusta, come io ho provato e insegno ai ragazzi che si avvicinano a questa disciplina, diventa veramente divertente. Divertente perché se i ragazzi apprezzano il tuo ruolo, ne capiscono l'utilità e riesci a spiegare loro che la tua decisione può essere discutibile perché è il tuo punto di vista da una zona del campo, da un'interpretazione che hai dato su un contatto tra giocatori, se riesci a far passare questo messaggio e fortunatamente con l'esperienza e quindi con tante partite arbitrate e che arbitri sul campo, riesci a far capire questo, i ragazzi lo apprezzano in campo e si lasciano guidare e la tua direzione di gara diventa veramente divertente. Per me lo è stato, ci sono anche le partite purtroppo un po' meno divertenti, però fa parte del gioco e l'accettiamo, ma in proporzione il divertimento è veramente tanto. Ecco, hai arbitrato qualche finale importante? Qualche finale importante del nostro naturalmente campionato, l'ho fatte quando naturalmente arbitravo con una continuità maggiore e devo dire che è divertente, è una grossa preoccupazione, una tensione, perché naturalmente sai che la tua decisione in quel momento può far vincere o perdere, perché tante volte è il tuo giudizio che dai in campo e quindi senti addosso l'importanza della cosa, la tua preoccupazione, però quando hai acquisito una certa esperienza e quindi lo fai veramente con la tranquillità d'animo che si può sbagliare, ma si sbaglia in buona fede, sicuramente è una bella cosa, e fare una finale è sicuramente molto molto divertente ed appagante. Ecco, noi giornalisti quando sbagliamo stoppiamo e ripartiamo da capo, voi arbitri quando siete in mezzo al campo e magari vi rendete conto voi stessi di aver commesso un grave errore, come va a finire? Purtroppo capita che in campo ti accorgi di aver commesso un errore perché te lo fanno capire i giocatori, perché l'atteggiamento del giocatore in campo tante volte ti fa capire, un giocatore che magari ti passa accanto e dice ma meno male me l'ha dato questo rigore, ma magari lì per lì, e onestamente te lo senti addosso, però lo devi sicuramente superare, non puoi cercare di compensare in nessuna maniera perché sarebbe deleterio. Devi accettarlo, è il rischio che si corre, chiunque fa uno sport fa un rischio, no? Cioè, ha un rischio magari qualche cosa, ci sono quelli più pericolosi, correre in motocicletta, in automobile sicuramente, il rischio dell'arbitro è quello di commettere un errore e magari rendersi conto anche di averlo fatto, però va superato e va accettato da parte di chi qualche volta lo subisce. È difficile perché purtroppo non è facile accettare l'errore arbitrale, però preso nella maniera giusta io ho trovato anche comprensione da parte di tanti giocatori. Ecco Walter, a proposito di questo discorso, si sente parecchio la pressione dei tifosi ma soprattutto dei giocatori quando appunto arbitri? Sì, i giocatori, c'è questa tendenza soprattutto dai giocatori, noi facciamo per esempio nell'attività nostra, abbiamo un settore che è quello dell'over 35 che si gioca prevalentemente qui nella zona proprio di Sesto, è nato qui, adesso si sta espandendo anche su Firenze ma è nato qui, è ovvio che quando magari sei giovane e i giocatori sono un pochino con qualche anno più di te, tendono con furbizia a metterti la pressione e quindi a cercare in qualche maniera di portare acqua al loro mulino. Se riesci a superare questo e lo fai con l'esperienza, con l'insegnamento da parte di chi l'ha fatto prima di te, sicuramente riesci poi a capire questa cosa e riesci a non farti influenzare. Certo, la pressione c'è sicuramente, l'importanza di una partita, il giocatore che tenta di tra virgolette di fregarti magari su una punizione o di intimorirti anche con un atteggiamento, ti fa vedere che lui tanto che gioca e quindi lui sa tante cose,
Se caschi in questo inghippo, e può succedere all'inizio quando sei giovane, qualche volta è capitato anche a me che senti un pochino di paura dentro, senti il timore che questa persona ti induce, con il tempo questo lo superi e i giocatori, da come fischi il calcio d'inizio, capiscono subito con chi hanno a che fare. Ecco, tra l'altro voi dell'Oxen, e spero che la regia riesca a farcelo vedere, avete anche una pratica molto strana sportiva, il bubble soccer, molto di moda. Ecco, magari Walter, so che non sarà proprio il tuo ambiente naturale, però spiegacelo. Sì, allora, non è il mio ambiente, però l'ho provato durante una manifestazione che abbiamo fatto al Palasport di Scandicci, e devo dire che è particolare perché è abbastanza divertente, cioè si tratta di entrare in queste bolle gonfiate e di giocare una specie di calcetto con questa ma c'è bisogno dell'arbitro anche qui? No, onestamente per il momento è una cosa a livello promozionale che comunque sta riscontrando un discreto successo, però per il momento non ce n'è bisogno, anche perché in quel caso lì, insomma, i falli sono, il contatto è veramente, sì, ci può essere una spinta, ma spesso caschi perché perdi l'equilibrio. È divertente comunque, l'ho provato, specialmente per rialzarsi ce ne vuole. Lorenzo, potrebbe essere un'idea, facciamo un bubble soccer per chi si è rotto la stragalo. No, comunque ci sapeva un programma noi come squadra di fare la partita appunto a fine stagione. Ah, una cosa del genere? Sì. No, invitateci ragazzi perché vogliamo venire fa la diretta, a vedervi. Fa la diretta. In diretta, perfetto, facciamo la diretta. Francesco, visto siamo tornati a parlare del basket sestese, prima di parlare del campionato di adesso, ci fate un po' un riassunto della scorsa stagione, che so che è stata una stagione molto importante e qualcosa avete già detto. Sì, è stata una stagione importante, e siamo arrivati a giocarci appunto la finale per salire appunto in C, diciamo la C Silver come la chiamano ora, e è stata una bella annata. Abbiamo perso 5 partite durante l'anno, siamo arrivati secondi nel campionato, poi durante i playoff abbiamo vinto con Asciano a Quarrata, però si è perso poi con Arezzo, che obiettivamente era più forte di noi, ne aveva di più alla fine. Fine campionato, una netta, netta supremazia degli, sì, avversari, solo da battere le mani. Sono arrivato più in forma nel momento più importante della stagione. Quindi c'era solo da battere le mani all'avversario? Sì, no, si sono meritati il passaggio del turno. Parlando invece del presente, come sta andando il campionato, come è andata l'ultima partita, quale sarà la prossima, quando ci sarà e quali sono gli obiettivi di questa stagione? Allora quest'anno si è voluto appunto rinnovare la squadra, dando appunto più responsabilità a loro due, intanto, che devono iniziare un po' a prendere in mano i giovani che sono stati inseriti in prima squadra. E abbiamo cercato appunto di prendere anche ragazzi da fuori, giovani, in modo da dare un po' di continuità, che non sia solamente un anno sporadico, ecco, proprio di dare continuità al lavoro sia dell'allenatore che della società. E sta andando bene, perché comunque siamo terzi, si è vinto 6 partite, se ne è perse 3, l'ultima ieri a Baiano di 5. Però va bene così. Ora domenica si gioca appunto in casa contro Montevarchi, che è la prima in classifica, che ancora deve perdere, prima o poi toccherà anche a lei, speriamo domenica. La legge dei grandi numeri, ma tutte le serie, positive o negative, sono destinate ad annullarsi. Sicché nulla, quindi si fa anche un invito al pubblico, a chi garba, a chi piace la pallacanestro, a chi no, di venire anche solamente a vedere, magari portare anche bambine a seguito e magari si possono appassionare a questo sport. Ecco, ci dicevi, e ce lo spiegavi molto bene, che la Serie D è già un campionato impegnativo. Siete terzi, che cosa vi manca per fare il passo in più? È solo un problema di soldi, basterebbe avere 2 soldi in più e non ci sono problemi, oppure effettivamente è una questione di dover fare uno scatto in più? E se è così, qual è lo scatto da fare? Ecco, soldi, se uno ha soldi può fare che vuoi. E siccome in Serie D i soldi non ne girano, quindi diciamo che rispetto all'anno scorso avevamo gente, diciamo, più esperta,
che scendeva da categorie superiori erano abituati, eravamo più abituati a giocare partite punto a punto e a fare delle scelte anche durante la partita. Quest'anno, essendo una squadra molto più giovane, si pecca un po' di maturità, diciamo, ci manca un po' le piccole cose per fare quello scalino, per fare una giocata o fare una difesa importante che ti possa far svoltare una partita e vincerla. Quindi per noi che facciamo sport da anni ci basta aspettare solo qualche anno. Sì, allora. Ormai anche giorni, per me basta giorni. Ok, perfetto. 23 anni. No, più che altro volevo prima di tutto farvi l'in bocca al lupo, capire un attimino quanto siete terzi, quanto margine di miglioramento avete quest'anno e se già da quest'anno invece potete puntare, cioè prima di tutto quanti ne passa. Allora, e se già da quest'anno potete puntare a pensare di andare più in allora, là. Quest'anno la prima va su diretta, quindi ritorna in Serie C, poi dalla seconda alla quinta vanno i playoff con il girone del mare, quindi c'è la seconda della terra, che è il girone della terra, gioca con la quinta del girone del mare e via dicendo, e ne passa altre due da questi playoff. Allora, il nostro obiettivo, visto che l'anno scorso siamo arrivati secondi, si è detto, bisogna almeno giocare per arrivare a playoff. Poi, se non ci si arriva perché c'è squadre più forti oppure perché ci va male un paio di partite, va bene, però bisogna puntare al massimo, che almeno arrivare entro la quinta piazza. Ora, per ora siamo terzi e ci siamo. Ci siamo un mese un po' difficile perché si incontra squadre forti, ora incontriamo Montevarchi, poi Firenze 2, Campi, Asciano, insomma tutte squadre che puntano al nostro obiettivo, quindi sono tutti scontri diretti ora. Ecco, una domanda un pochino più, usciamo un po' da sesto, sì, ok? Nel senso che il basket in Toscana è sempre stato abbastanza importante, insomma è una regione significativa per l'Italia, però ecco, Firenze ha sempre avuto due o tre momenti importanti, però è sempre mancata in continuità, cosa invece che non è successo ora a Siena fino alle note vicende di un paio d'anni fa, e Pistoia che bene o male si è sempre ben comportata. Ecco, perché a Firenze manca questa continuità e soprattutto perché a Firenze nasce una grande società, va avanti due o tre anni, però sembra quasi che sia un gigante coi piedi d'argilla, nel senso che non ha delle basi ben solide, cosa che magari a Sesto potrebbe dare anche, cioè nel senso che mancando delle società satellite che la possano far diventare importante, insomma manca la struttura a Firenze forse. Sì. È lì dove voleva arrivare, sì, la mia domanda. Manca la struttura, secondo me, io faccio il paragone con Pistoia che ci ho giocato 4 anni, giocavo a Bottegone. Diciamo che tra Pistoia e Firenze, a parte poi Pistoia ha avuto anche passati in Serie A, quindi loro il basket l'hanno assaporato veramente ad alti livelli. Sì, ma quando c'era la Neus Roberts, sì, anche Firenze aveva la Serie A. Però secondo me la passione che c'è la Pistoia, gente vuole investire sulla pallacanestro nonostante ci sia la Pistoiese del calcio, gente che investe sul basket, qua a Firenze ce n'è poche, c'è stata un po' l'era della B1 quando c'era Bastagli, non so, dell'Everlast, però non è durato tantissimo e... Ecco, pensi allora che forse avere due squadre importanti di calcio come sono la Fiorentina e l'Empoli forse sia negativo per gli altri sport? So che è una domanda un po' difficile, però no, negativo no, però è vero, la Fiorentina, cioè il calcio fiorentino parla della Fiorentina la prima cosa, non è che parla della pallacanestro Legnaia o Firenze 2 o noi, ecco, se un fiorentino dice che ti piace, che va a vedere la domenica, va a vedere la Fiorentina. Cioè, ci va anche lui prima delle partite, per dire. Quindi, secondo me, passione, voglia anche di investire in un progetto a lungo termine, perché comunque, certo, non puoi investire e avere subito i risultati, cioè, a me non ti chiami Armani
o Compagnia Bella, cioè, secondo me bisogna avere anche un po' di pazienza, come è successo a Pistoia, come è successo anche a Siena prima che vincesse 7 scudetti, 8 scudetti di fila, nel senso, prima c'è stato un po' di oblio, ecco, nel senso, bisogna avere un po' di passione, tutto lì. Poi dopo le altre vicende che c'è dentro la Fiorentina e Firenze, non lo so, non lo voglio nemmeno sapere, sinceramente. Tornando a parlare del campionato, c'è una partita che vorreste rigiocare? Qual è la vittoria più bella che avete ottenuto? E se c'è una sconfitta che vi brucia di più? Scusate, magari facciamo rispondere sì, Matteo, ma anche te Francesco, che magari potreste avere, opinioni diverse. Sicuramente come sconfitta parto dalla fine dell'anno scorso, perché io per esperienza personale era la prima volta che giocavo una finale, una partita così importante, anche a livello di giovanile non ci sono mai arrivato, e quindi sì, sicuramente la finale dell'anno scorso, e in particolare un po' forse più che l'ultima gara a Arezzo, che insomma ha sancito il passaggio d'Arezzo, la prima gara che abbiamo giocato in casa, che purtroppo siamo arrivati, non lo so, molti giocatori come me, che era la prima finale, la prima partita importante, siamo arrivati un po', non lo so come dire, anche non deconcentrati, emozionati. Però tesi, emozionati, e quindi non abbiamo impattato bene la partita in quella prima gara, quindi sicuramente quella. E per quanto riguarda la partita più bella, forse sempre ora, sempre torno all'anno scorso, perché come ho detto è stato il campionato più bello per me, la vittoria in semifinale con Quarrata, la gara 3 con Quarrata che ci ha portato in finale, perché venivamo dall'infortunio di Francesco, e quindi eravamo anche arrabbiati e delusi per il fatto che perdevamo un giocatore così importante, e abbiamo perso poi dopo il suo fortuna abbiamo perso addirittura a Quarrata, e quindi quella gara insomma è stata un po' la prova d'orgoglio di tutti, di dire ok, abbiamo perso Francesco, ma dobbiamo farcela comunque, dobbiamo arrivare fino in fondo, e sicché ecco, insomma, io prenderei quella gara come gara più bella. Lorenzo? Come partita che brucia più di tutti, sono d'accordo con Matteo, gara 1 di finale l'anno scorso, perché rimane il rammarico di aver perso una partita senza mai averla giocata fino in fondo, che sono delle cose che brucia più di tutte in una sconfitta. Come vittoria più bella scelgo sempre playoff dell'anno scorso, gara 3 contro Arezzo in casa, che anche lì eravamo con le spalle al muro, perché in caso di sconfitta saremmo stati eliminati in casa, e abbiamo avuto una bellissima reazione, siamo andati a giocarci poi gara 4 laggiù, è andata come è andata, però quella gara 3 rimane una vittoria bellissima. Oh, Walter, volevo tornare un attimino con te. Abbiamo finora 4 uomini, 2 conduttori, e abbiamo parlato di basket, abbiamo parlato di calcio, però i nostri ascoltatori sono anche delle ragazze. So che l'Oxen fa anche del calcio femminile. Attualmente non lo abbiamo in previsione, perché fate anche a tante altre attività femminili, e quindi sì, ancora ecco, il calcio no. Nelle altre discipline sicuramente, per quanto riguarda il calcetto al momento non abbiamo in previsione, cioè in quanto meno in previsione, vorremmo provare a organizzare qualche cosa a livello femminile, ma non è molto semplice, quindi al momento ci rivolgiamo ad un pubblico maschile. L'idea c'è passato, comunque. L'abbiamo fatto in passato, sia di calcio a 5. Io ecco, probabilmente allora sono rimasto un po' indietro, perché sì, mi sembrava. Sì, sì, abbiamo avuto del calcio a 5. E, tra l'altro, io ho arbitrato anche partite di calcio a 11, anche di calcio a 7 femminile, e anche queste sono, tra l'altro, sono rimasto anche piacevolmente sorpreso, perché ci sono delle ragazze che giocano benissimo. E spero che in un prossimo futuro si possa riprendere anche l'organizzazione di un po' di calcio che sia a 5, a 7 o eventualmente a 11 anche di femminile, perché è una disciplina comunque divertente, piacevole e sicuramente coinvolgente anche dell'altro sesso, che
si fa onore anche in queste discipline che possono apparire molto maschili, però invece io ho visto davvero ragazze giocare veramente molto bene. Ecco, ci hai giustamente sottolineato la differenza tra calcetto, calcio a 5, calcio a 7 e calcio a 11. Che cosa cambia per i giocatori e per l'arbitro, ovviamente? Allora, per quanto riguarda il discorso dei giocatori, cambia naturalmente, intanto numericamente. Ecco, tra l'altro, voi fate anche calcetto, che è quello dove il pallone può rimbalzare ai lati esterni, oppure fate soltanto calcio a 5? No, facciamo solo calcio a 5. Facciamo solo calcio a 5, e il calcio a 5 è stata l'alternativa che fu posta appunto una ventina d'anni fa al calcio a 11, che è difficile da poter gestire perché coinvolge tanta gente, bisogna fare gli allenamenti e non è semplice. Il calcio a 5 nacque appunto come un qualche cosa che poteva in quel momento sostituire. Poi all'Oxen avemmo questa intuizione di portare avanti la disciplina del calcio a 7, che non esiste a livello nazionale per quanto riguarda, a livello soprattutto amatoriale, ma anche a livello dilettantistico e professionistico, ed è stata accettata perché è molto vicina al calcio a 11, perché le regole derivano quasi tutte dal calcio a 11. Abbiamo tolto per esempio quella del fuorigioco, che è quella un pochino che spesso porta più discussioni. Abbiamo inserito qualche cosa del calcio a 5 ed è diventata una disciplina seguitissima e molto importante. La differenza è che il calcio a 5 e il calcio a 7 permettono anche alle persone che hanno magari qualche anno in più o meno allenamento comunque di partecipare, perché le sostituzioni sono volanti e quindi si può giocare, sono tutti titolari e quindi lo si può giocare, a differenza del calcio a 11, anche con un po' di esperienza e con poco allenamento. Per questo ha trovato un grosso riscontro. Sono delle regole che derivano quasi tutte dal calcio a 11, si sono state adattate alla grandezza del campo nel quale si svolge l'attività, però ecco, sono discipline. Il calcio a 5 deriva anche da quello internazionale ufficiale, il calcio a 7, ripeto, è una disciplina nuova che l'Oxen si pregia almeno l'onore di averlo, di avere un regolamento scritto e di averlo portato avanti, poi un po' copiato, però va bene uguale. Siamo alla fine, purtroppo, Walter, ti chiedo in chiusura, a tuo avviso, quali devono essere le qualità principali che deve avere un arbitro? Un arbitro, io dico sempre che deve avere... E soprattutto se deve avere molto allenamento. L'allenamento per quanto riguarda il calcio a 5 e il calcio a 7 non è richiesto magari intenso come nel calcio a 11, dove gli spazi sono maggiori, ma sicuramente cercare di essere sempre vicino alla palla è una cosa fondamentale. Io quello che dico a tutti i ragazzi che si presentano a questa disciplina è che fare l'arbitro significa avere tre componenti che concorrono per il 33% a ciascuna di queste cose, in maniera che si forma il 99%, e quell'1% è quella percentuale che nessuno raggiungerà mai, perché l'arbitro perfetto non c'è. E quali sono? Il 33% deve essere preparato da un punto di vista tecnico, conoscere il regolamento e saperlo applicare in campo. L'altro 33% è quello comportamentale, rispettoso del suo ruolo e farsi rispettare dai giocatori, quindi mettere in campo autorevolezza, che non deve essere né autorità né remissione, deve essere autorevolezza, cioè far capire il proprio ruolo ai giocatori. L'ultima, che per me è importante, è l'aspetto estetico, e per aspetto estetico non intendo l'essere alto, magro, asciutto e perfetto, solo quello di essere vestito da arbitro e presentarsi in campo in maniera dignitosa, perché quello forma già l'arbitro. E quindi l'insieme di queste tre componenti, prima si arriva ad averle tutte al 33% e prima si è un arbitro che in qualche maniera può svolgere il suo ruolo con divertimento e con soddisfazione nei suoi confronti e nei confronti di chi è costretto a dirigere durante una partita. Ultima cosa, ed è una mia curiosità, tra gli arbitri professionisti hai un modello? Segui un modello? No, sinceramente, forse perché ho cominciato con il calcio a 11, cerco sempre di seguire con attenzione diversi arbitri. Sono stato sicuramente, come tanti, un estimatore dell'arbitro Collina, che sicuramente è una persona che in campo sapeva il fatto suo. Adesso c'è Rizzoli, che è un arbitro da seguire, perché è forse anche l'unico che ha avuto il coraggio di fermare una partita
per mettersi in discussione su una propria decisione, e quella l'ho trovata un'ottima cosa. Credo che siano molto ben preparati e tutto, e certo il mondo, diciamo, calcistico non li aiuta molto, perché purtroppo magari non gli permette di dire il proprio pensiero, che però ecco, io ho cercato sempre di imparare anche da quei ragazzi dai quali ho imparato facendo l'arbitro, quando facevo il guardialine, ho cercato di prendere da tutti un pezzettino che mi aiutasse a diventare un arbitro, diciamo, che sapesse un pochino il fatto suo, con l'umiltà che si deve avere nel porsi davanti a una partita di calcio. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rossoblu 2.0. Noi ringraziamo gli ospiti Matteo Baggiani, Francesco Lanzini, Lorenzo Lucarelli del Basket Sestese e Walter Bartolini, responsabile settore arbitri XEN. Ringrazio anche i tecnici che ci hanno permesso di andare in onda, Sergio Campostrini e Daniele Papi in regia e Sergio Martelli alle telecamere. Un saluto da Stefano Niccoli e da Filippo Canali. Salve a tutti. Alla prossima settimana.